Siamo nel campo sportivo Astroni Life di Pianura per festeggiare i 35 anni della scuola calcio Campanile Pigna e raccontare la storia di questo magnifico progetto sul territorio di Pianura. Gianni Pirone, vogliamo far conoscere ai nostri telespettatori questo magnifico progetto fatto di passione, ovviamente, ma soprattutto, ecco, proiettato ai giovani. Assolutamente sì. Sono 35 anni innanzitutto di grande passione, di grande amore nei confronti dei bambini del nostro quartiere e non. Oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante a nome di Scuola Calcio Campanile e da ben 5 anni abbiamo fatto anche la fusione con gli amici del Pigna, in particolare con l'amico Gianni Troiani che ci guarda da lassù, ed è stato creato questo progetto proprio in virtù di dare l'opportunità a tanti giovani del nostro quartiere di avere un punto di riferimento non solo sotto il punto di vista calcistico ma anche del sociale. Dobbiamo dire che tutto questo in virtù dal fatto che il grande Pasquale, tuo papà, che ha creduto ovviamente in questo progetto, ha detto: io amo questo territorio. Allora noi dobbiamo conoscere questo personaggio che è attaccato al territorio e non solo, ma ecco, lo fa con passione. Pasquale, quindi questo magnifico progetto che tu hai voluto che nascesse qui a Pianura e non solo, ecco, hai avuto la possibilità di far crescere tanti giovani e diventare dei veri calciatori. Sì, questo è bene come hai detto tu, però bisogna avere dei ragazzi che sono intelligenti. Non è che un giocatore è qui così a farlo divertire, ma se è il giocatore deve fare il giocatore. Però posso dire che vicino ai ragazzi ci hanno lavorato, ci sono stato vicino, gente che è stata con Napoli, di vicino, Sbrizzo, tutti questi ragazzi qua sono andati avanti. E dicevamo, Gianni, hai voluto che, ecco, questo progetto, come hai sottolineato prima, ecco, si facesse qui a Pianura con le scuole, perché si interagisce col territorio. Assolutamente, noi abbiamo rapporti con tanti insegnanti di Pianura, molti ragazzini della nostra scuola frequentano appunto le scuole di Pianura e spesso ci confrontiamo per capire un attimino il rendimento dei nostri bambini. Fortunatamente non ci sono tanti che hanno delle pecche, anzi abbiamo spesso delle soddisfazioni e questo ci gratifica, perché la scuola calcio non deve essere solo calcio, ma deve essere scuola di vita, regole, disciplina, rispetto per la famiglia, rispetto per il compagno, rispetto per il mister, rispetto per i genitori, e quindi siamo qui con l'intento di trasmettere questi valori. A volte ci riusciamo, a volte no, però il nostro compito è questo e lo dobbiamo fare nel migliore dei modi. Gianni, dobbiamo dire anche uno staff di eccellenza formato da te, da tuo padre, ma soprattutto con quello spirito di passione che tu accennavi. Assolutamente, la nostra società è composta da papà che è il presidente, poi ci sono io, ci sono i miei due soci Luca Scarcia e Giacomo Polverino, e inoltre abbiamo uno staff tecnico di grande livello. Oltre ad avere dei mister per ogni singolo gruppo, abbiamo dei mister che fanno il lavoro differenziato, abbiamo i preparatori dei portieri, abbiamo un magazzino che spesso forse non si trova nemmeno in società dilettantistiche. Cerchiamo di offrire il meglio per i nostri giovani, cerchiamo di non fargli mancare niente, qualche volta commettiamo qualche errore anche noi, ma è umano e ci sta. Gianni, hai voluto anche coinvolgere le istituzioni e non solo, ecco, gli industriali, gli artigiani, coloro che amano questo territorio e quindi hanno risposto tutti con piacere. Assolutamente sì, noi li ringraziamo anticipatamente, ci sono tanti politici, ci sono tanti ex calciatori che hanno fatto parte della nostra scuola calcio, ci sono gli sponsor che se non ci fossero diventerebbe complicato fare tutto, quindi magari sto dimenticando qualcuno, ma ringrazio di cuore tutti dal primo all'ultimo e mi auguro che stasera questo evento possa essere una luce importante per il nostro quartiere. Pasquale, ecco, la cosa più bella è far sorridere questi giovani, questi bambini, ma soprattutto voi avete una grande fiducia da parte dei genitori. È quello che ha detto mio figlio. Da parte dei genitori sono gente per bene, educata, non parlano i bambini, però come ha detto mio figlio è così, non è niente da fare. Difficilmente troviamo il cattivo ragazzo, però lo educhiamo noi anche, perché tanti ragazzi, 450 ragazzi, li dobbiamo educare. Stefano, diciamo la verità, è un punto d'orgoglio questa sera, perché tu ovviamente hai frequentato questa scuola, ma hai avuto modo di conoscere direttamente Gianni e Pasquale.
Sì, diciamo che mi hanno cresciuto perché io all'età di 5 anni sono venuto a giocare alla Campanile e sono veramente contento di questo traguardo che hanno tagliato questa sera di 35 anni e sono veramente felice per loro. Quindi abbiamo visto che lo fanno con passione, non solo, ecco, hanno quello scrupolo perché hanno la fiducia e la responsabilità. No, hanno una cosa che penso che le altre scuole calcio non ce l'hanno. Ti fanno diventare prima uomini e poi calciatori e questa è una cosa veramente importante. E per me è stata una cosa veramente importante questa qua. Gianni, diciamo la verità, è un punto d'orgoglio, è una soddisfazione questa sera avere qui vicino a te tanti calciatori, persone che hanno avuto la possibilità di frequentarti? Assolutamente, è un onore per me avere tanti ex calciatori cresciuti con mio padre che hanno calcato i campi del mondo professionistico. Ce ne sono tanti stasera: Giorgio Di Vicino, Alessandro Sbrizzo, Salvatore Marra, Stefano Scognamillo. C'è un giocatore di Serie A che non ha fatto parte della mia scuola calcio e che stasera ci ha onorato della sua presenza. Ci sono tanti piccolini della nostra scuola calcio che fanno parte di società professionistiche. Siamo contenti, siamo soddisfatti della loro presenza e ci auguriamo che possa essere un momento importante anche per loro. Dicevamo, il calcio unisce, ma soprattutto, ecco, non c'è competizione, ma amore e passione. Assolutamente, anche perché è quello che la scuola calcio deve inculcare ai giovani calciatori. Prima di tutto è un gioco e credo che questa è alla base di tutto. Se poi dopo si unisce competenza e storia come l'ha fatto la Campanile, quindi penso che la gestione è molto più semplice di tante situazioni, perché oggi si fossilizza il risultato, ma il risultato io penso che più importante per una scuola calcio è quello di creare un uomo, un atleta, un professionista, anche se magari purtroppo a volte non ci riesce a fare una grande carriera. Cosa possiamo consigliare a questi giovani, ecco, che hanno la passione di giocare a pallone e non solo? Ma io penso che la prima cosa è quella di divertirsi, di cercare di formarsi sotto l'aspetto della disciplina e poi di non pensare a quello che potrebbe essere, viversi il presente, conquistarsi oppure costruirsi un fisico, una disciplina tattica o tecnica e poi le cose vengono da solo. Molto bello stare qui questa sera vicino a Gianni e Pasquale, perché sono due persone che veramente con passione formano questi calciatori, questi giovani. Sì, io appartengo forse alla categoria di quelli lì che ha iniziato con loro, perché praticamente 35 anni fa io avevo 8 anni e quindi ho iniziato con loro al campo lì in via Campanile, quindi insomma, considerando che è passato tanto tempo, è una grande soddisfazione, un grande traguardo che loro hanno raggiunto per un quartiere, questo non certo facile, però questo è sintomo di grande passione innanzitutto e di un lavoro fatto in maniera impeccabile. Tu ovviamente alle spalle hai un'esperienza, diciamo, di eccellenza, vogliamo dire ai nostri telespettatori ovviamente la tua esperienza calcistica? Sì, io lascio la Campanile per andare nel Napoli quando avevo 12 anni, poi faccio tutta la trafila lì nelle giovanili fino alla prima squadra e ho iniziato una carriera da calciatore professionista nel Napoli, poi ho fatto altre piazze come Regina, Pescara, Padova e niente, poi fino alla fine della carriera. Però hai voluto questa sera festeggiare con loro perché rappresentano un po', ecco, l'affetto, l'amicizia, ma soprattutto la professionalità. No, sicuramente parte di quello che uno ha ottenuto personalmente e professionalmente lo deve anche alla formazione che ha ricevuto a quel tempo, ma al di là dell'aspetto tecnico, i valori che sono stati insegnati a quel tempo che hanno fatto un po' la differenza, cosa che loro continuano a fare con molta passione e con molta attenzione. Brignola, Enrico, quindi vogliamo dire esattamente qualcosa a questi due uomini che credono nel calcio, hanno la passione ma soprattutto formano dei nuovi calciatori? Il calcio, io ne parlo perché comunque è il mio sport, il mio lavoro, il calcio è lo sport più bello del mondo, lo faccio con passione, con divertimento, penso che il divertimento è la cosa principale e comunque mi alleno e dico che la nostra fortuna è che comunque siamo in una regione dove
abbiamo tantissimi calciatori e questo è il motivo perché ogni scuola calcio crea dei bravissimi ragazzi. Quindi cosa possiamo dire a questi giovani che hanno la passione però di non montarsi la testa, giocare con divertirsi? Esattamente, il divertimento viene prima di tutto, di venire comunque al campo, di divertirsi, di migliorare giorno dopo giorno, di seguire le comunque cosa viene detto dai loro mister, dalla gente più grande, dai presidenti delle squadre e se comunque hanno comunque la fortuna di trovarsi in ambiti più alti, di non montarsi mai la testa e di puntare sempre più in alto. Diciamo che Gianni ha tutte queste caratteristiche, quindi lo fa veramente con amore. Certo, perché io lo conosco e so che comunque tutto ciò viene fatto con amore e lo apprezzo per questo. Mangiapia, diciamo la verità, è molto bello vedere sorridere questi ragazzi, ma soprattutto rinascere questo magnifico territorio. Questa è un'affermazione che a volte critico, perché sembra che Pianura ci troviamo all'anno zero. Io non credo che sia così. Io opero in vari campi, sono un docente, ahimè in pensione da quest'anno, e i miei alunni, questi sono tutti regali fatti da loro, e l'ultima cena di ieri sera con Vernazzaro. Faccio parte del presidio di Libera, faccio parte dell'antiracket, faccio agricoltura biodinamica, sono uomo di sport. Pianura non è assolutamente come viene descritta e tant'è vero ho avuto le scuse da un giornalista importante del Mattino perché molte volte ci si riferisce a degli stereotipi, è un quartiere periferico, è una cosa così, forse sono pianurese e mi dicono che forse esagero, ma quando si giudica qualsiasi cosa è rispetto a qualcosa, no? Si è alti, rispetto a cosa? Abbiamo i viaggi di Gulliver, no? Lui era sempre magari 1,70 m, ma era nano ed era un gigante allo stesso modo. Quindi quando si dice pianura, rispetto a quali parametri facciamo? Io dico che se ci riferiamo a Napoli cambia lo scenario. Io dico sono semplicemente i migliori dei 21 quartieri. Non lo dico io. Abbiamo celebrato per il suo impegno, no? Un poliziotto importante, Giorgio Aprile, l'ispettore Giorgio Aprile. E questa sera ecco, l'attestato che questo territorio si sa esprimere, questo è un territorio che ama veramente poter mettere in risalto ciò che è l'eccellenza. Ma guarda, ieri il Papa ha parlato di Don Giustino Russolillo, ok? Pianura attualmente ha imprenditori in ogni campo, Pianura è sede dell'associazionismo in tutte le sue forme, Pianura non è un quartiere dormitorio. Io sono un uomo di sport, i figli miei che stanno concludendo la loro attività sportiva stanno ora a Riccione a fare le finali nazionali di pallacanestro. Bravo. Quindi è un quartiere vivissimo che da sport la nostra forza sono i giovani e bravo. Credo che andremo sempre avanti. Noi siamo il modello di questa città sotto tutti i punti che li si considera. Bravo. Anna Maria Esposito, assessore alla nona municipalità. Queste cose nobilitano il territorio, ma soprattutto il riscatto, ecco, d'orgoglio che voi lavorate con sudore, impegno e sacrificio. Sicuramente, questa stasera è una bellissima serata e sono molto contenta di essere qui perché vedo la felicità dei ragazzi, la partecipazione, il riscatto di un territorio, perché in effetti io sono anche assessore alle politiche sociali, per cui per me è importantissimo quando vedo che Pianura è ricordata per le altre situazioni difficili, invece qua si vede gioia, si vede partecipazione. Io vedo tanta gente che si interessa allo sport e tutte le persone che sono presenti qui stasera sono una testimonianza di una periferia che adesso risponde in modo positivo alle problematiche brutte del territorio. Io mi ricordo un articolo ultimo che ho letto di Simone Cooper, un giornalista ugandese, di origine ugandese, che dice che quando una folla di gente si interessa a uno sport significa che diventa un fenomeno sociale e quindi questa è una cosa per me importantissima, sono felice di essere qui stasera e voglio che il mio territorio sia ricordato per questo. Ecco, dicevamo la nona municipalità, Varchetta, diciamo la verità, tu sei molto impegnata per quanto riguarda il sociale, non solo, la donna, hai fatto tanto e fai tanto per le donne. Sì, ma poi questo permettetemi, come dire, anche un,
una di sottolineare affettivamente, perché questa è una scuola insomma, che ho visto nascere, insomma, la famiglia Pirone è diciamo, un'istituzione e i risultati che adesso sono sotto gli occhi di tutti, 35 anni è una vita, è, come dire, riuscire a mantenere questa, una struttura di questo tipo, anche con tutte le avversità che insomma, ci sono stati negli anni, su un quartiere, un territorio difficile come il nostro, con i risultati che questa scuola ha raggiunto, è motivo di orgoglio, ripeto, sia personale per l'affetto che mi lega alla famiglia Pirone, a tutti gli altri, ma soprattutto per, ne parlavamo adesso con Massimo, di quanti poi i giovani sono partiti da qui, da questa, queste famose periferie difficili, hanno raggiunto anche risultati con categorie di eccellenza, Serie B insomma, e quant'altro. Ci auguriamo che ce ne siano altri 35. Perfetto. Massimo Garandente, presidente della commissione, quindi dobbiamo dire che tu lavori molto per il territorio, anche in un modo difficile, ecco, perché diciamoci la verità, molto spesso la gente critica la municipalità senza conoscere che voi non avete fondi, e quindi è il momento che si possa veramente dire quello che è la verità. Sicuramente il nostro ruolo, che siamo diciamo così l'istituzione di frontiera con i cittadini, che molto spesso non conoscono effettivamente quello che, come funziona l'istituzione, per cui ci criticano spesso per colpe che poi non abbiamo. Per questa serata diciamo, le associazioni sportive rappresentano per il nostro territorio veramente un punto di riferimento, perché Pianura di per sé è veramente un quartiere abbandonato, quindi queste serate, questi momenti che poi ecco, la partecipazione dimostra che effettivamente la gente ha bisogno di queste associazioni che rappresentano un punto di aggregazione quale è lo sport, e quindi deve essere diciamo, proposto in ogni ambito, perché lo sport, oltre a rappresentare come ho detto un momento di aggregazione per i cittadini, è anche educatore della popolazione, perché ci educa a capire che l'aggregazione ci fa superare molti ostacoli. Il vicepresidente della nona municipalità Marco Lanzara, quindi dobbiamo dire la verità, al di là del riscatto di questo magnifico territorio, l'impegno della nona municipalità con tutti i sacrifici, gli sforzi, tu ti impegni moltissimo con le scuole e non solo. Però bisogna dire ai nostri telespettatori e a coloro che ci ascoltano, sono grandi sacrifici, tu ci metti la faccia come anche la municipalità, ecco, però sono piccole cose che in questo quartiere diventano grandi cose. Sì, buonasera a tutti, sono piccole cose che gratificano il lavoro che facciamo quotidianamente sulla nostra municipalità. Essere qui stasera è un segno di questa collaborazione che abbiamo con le associazioni, con le scuole, con le parrocchie, che ci deve essere questa collaborazione per dare un senso a quello che dobbiamo fare sul nostro territorio. Stasera festeggiamo i 35 anni della Campanile Calcio, una realtà del nostro territorio che va vissuta, va elogiata per quello che ha fatto e per quello che farà sempre sul nostro territorio. Quindi noi siamo presenti proprio per dare questo segno di continuità a questa società e di dare soprattutto il massimo alla famiglia Pirone di questa collaborazione. Dicevamo anche il territorio di Pianura esprime dei grandi imprenditori, tra cui questa sera verrà premiato anche il bar Avenita per la sua dedizione alla qualità, ma soprattutto ecco, a quello che offre. Quindi questa sera a ritirare il premio è Andrea. Andrea, sei tu che hai ritirato il premio? Sì, sono io questa sera. Quindi Andrea che ha ritirato il premio per Avenita, che è ovviamente l'eccellenza del territorio, ma soprattutto la qualità. Ecco, la formazione che fa su questo territorio, perché sono due ragazzi che credono fortemente nell'imprenditoria, ma soprattutto in quello che fanno. Carmine Di Vicino, quindi dobbiamo dire la verità, questi due grandi uomini che danno la possibilità di crescere nello sport, ma soprattutto ecco, formarsi una carriera calcistica. Sì, non potevo non mancare qui a questo evento della scuola calcio campanile del presidente Pasquale Pirone. Io lo chiamo il mister perché è stato il mio primo allenatore, se lo vogliamo dire. Ho iniziato con loro all'età di 5 anni, era nell'86, quindi sono cresciuto, conosco tutta la famiglia e gli faccio veramente un grande augurio. Dicevamo anche il gruppo Baiano è stato premiato questa sera per l'eccellenza, perché crede in questo magnifico territorio e offre l'eccellenza. Sì, siamo un gruppo di fratelli che operiamo qua a Pianura, del gruppo Sigma, gruppo Baiano,
e ci teniamo molto a questo territorio e siamo molto presenti nelle attività sportive sul quartiere. Gianni, un grande successo. Sì, questi sono i risultati, ritrovare bambini che sono cresciuti con noi, in primis con mio padre, ritrovarli qua dopo aver calcato palcoscenici importanti ci riempie di gioia. È stata una festa favolosa, siamo contenti e questo ci dà forza per riprendere a settembre nel miglior modo possibile. Gianni, anche per il riscatto di questo magnifico territorio. Assolutamente, spesso si parla di pianura solo per questioni negative, noi cerchiamo di dare un po' di luce al nostro quartiere, speriamo che ci riusciamo. Gianni, i calciatori di Serie A e non solo hanno voluto stare al tuo fianco per dimostrare l'affetto ma soprattutto rimarcare la professionalità. Assolutamente, avere Giorgio Di Vicino, Salvatore Marra, Alessandro Sbrizzo e attualmente oggi Enrico Brignola che è un calciatore di Serie A col Sassuolo, Stefano Scognamiglio e tanti altri ci riempie il gioia, di gioia, e ci auguriamo di poterne fare altri 35 di anni a questi livelli.